prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Oh, buonasera, già da prima l'ho detto buonasera, sembrava che mi preparassi a dire buonasera, 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 no, buonasera, eccoci qua, allora benvenuti, no, non sono diventata pazza, sono felice di essere con voi, di essere qui con Marco per un'altra, purtroppo mezz'oretta, la sera siamo, come dire, è più breve, sì, ecco. Stringati, però comunque la sostanza c'è e l'importanza è sempre quella, quindi voi state veramente molto molto attenti e seguite appunto questa mezz'ora di Casalotto. Ciao, buonasera! Grazie Clara, ciao, ben ritrovata, e un ringraziamento, ben ritrovato va a tutto il pubblico di Casalotto. In realtà ci siamo lasciati circa 4 ore fa, insomma, con l'appuntamento pomeridiano, un venerdì importante. Tra poco, attenzione, ci ributtiamo insomma in quelli che sono stati ieri sera alcuni risultati. Certo che potevamo fare di più, però sapete che il vero protagonista ieri è stato ancora una volta il 90. Sono due gli ambi su tutto ciò che abbiamo poi realizzato, che battono ovviamente di gran lunga anche altri piccoli e medi risultati. Il 32-90 secco secchissimo a Genova e ce l'avevate in lotto flash, e anche il 45-90 proprio a Genova. Era un Cagliari-Genova che ha dato straordinari risultati. Tra poco qualcosa rivediamo, state lì perché io parto proprio quindi in redazione dall'ultimo 90 del mese di luglio, quello che domani sera noi ci aspettiamo, tra poco. Quindi domani sera 90? Speriamo. Dai, allora mi metto già da adesso. Ieri è andata bene, perché sì, quel Cagliari molto. E Genova in realtà poi l'abbiamo usato in più riprese, e questo, ecco, è un altro aspetto importante che oggi pomeriggio avevamo evidenziato, perché alcune amiche ci hanno detto: ma io ce l'avevo nell'895, era nel 22, era nell'8 flash da 1 euro la sera. Sì, perché se c'è una condizione che ci piace di più, poi magari alcuni abbinamenti cambiano, però il Cagliari Genova quel 90, ricorderete insomma la traccia che ci aveva portato a consigliarlo, era secondo noi importante, poteva anche non uscire, è arrivato con addirittura due abbinamenti. Non possiamo parlare di terno perché sono servizi diversi tra loro, quindi o si avevano tutti e due e si univano le giocate, ma è un po' un rebelot, due ambi secchi su ruota, sono un ottimo risultato. È vero, mamma mia, allora dai, vai in redazione per favore. Ah, mi mandi così, subito? Sì, allora subito, andiamo. Che io sono curiosa allora di vedere. Molto cosa bene, andiamo a vedere, succederà. Perché anche la condizione che adesso noi andiamo ad analizzare in realtà ci porta al gioco del 9 e del 90. Il 9 lo metteremo in campo con un terno, quindi è diciamo un tentativo, ci sta a livello tecnico, state attenti al 90. Questo che noi andiamo a vedere è secondo me molto molto particolare. Andiamo. Eccoci in redazione, massima attenzione, io intanto guardo, faccio prima girarmi, gli anni 80, stavo guardando che cosa c'è degli anni 80, tanta roba, buoni Chupa Chups, ecco qua, bene, molto bene, poi scopriremo il perché degli anni 80, ritocco il tutto e mando via, poi vediamo perché sta qua. Come dicevo dallo studio, 895-095 è il portale più conosciuto e amato, non amuto, amato dagli italiani per quanto riguarda i contenuti dedicati al gioco del 90. Sapete che nel tasto 3, aggiornamento area lotto, è sempre presente il servizio news statistiche di Casalotto. È una rarità che dentro qui non ci sia il 90. Poi questo non vuol dire che, e questo lo viviamo insomma insieme, che ad ogni estrazione si vince con il 90, perché quando non arriva lui e non arrivano gli abbinamenti, nulla di fatto.
ma qui dovrei girarvi io la domanda: ma quante volte abbiamo invece vinto con i 90 di Marco e di Lio e con i nostri abbinamenti? Tantissime. Ci sono anche degli ottimi ambi che abbiamo fatto ieri sera a Genova. Rivediamo proprio un pezzettino della diretta estrazionale di ieri sera. Bellissimo, quindi su Genova, l'ambo secco al secondo colpo dal Cagliari Genova, ricorderete quella particolare isotopia, 45-90. E... su tutte le ruote, ma era oggi il vertibile più atteso, 28-82. E ancora su ruota per Cagliari, l'88-85. Vi abbiamo dato un... solo ambo e c'è il 90 e 32. Rieccomi. Beh, insomma, risultati magari non tantissimi, ma tutti importanti e veri. Questo lo voglio sottolineare. Andiamo a vedere il 9 domani sera dove può arrivare. Coppia di gemelli isotopi 22-77 tra la ruota di Bari e quella di Roma. E Roma mi piace anche per un possibile 9-90. State attenti perché questa è semplicemente una somma 99. Fuori 90 riconferma 9. Usiamo un terno. Rischio 1 euro. Che cosa mi interessa di più portare nelle vostre case anche in questo venerdì sera senza cambiare una virgola? Quindi ne ho parlato oggi pomeriggio, ve ne sto parlando adesso. Spero domani di avere tantissime linee di questo portale. Non cambiamo nulla. Quando questo capita è perché ci sono delle ottime possibilità. Cosa avete notato? Due ruote importanti che sono proprio la ruota nazionale e la ruota di Cagliari. La ruota nazionale, non ieri ma la scorsa estrazione, ci ha dato un ottimo 90, è quello che ci ha permesso di rimanere in piedi con il gioco dell'otto. Lo può ridare perché ci sono delle tracce straordinarie. Un 58-32 con perfetta isotopia lo posiziona addirittura in terza o quinta, quindi potremmo anche giocare i due estratti determinati, terza o quinta e quinta posizione. Ottima somma 90, straordinaria somma 90 con il 5 e 85, stesse ruote. Quel particolare quadrato non ha solo la fortuna di avere, quindi tra Cagliari e Nazionale, una doppia somma 90, ma se noi andiamo ad incrociare gli elementi che compongono le due somme 90 ci rendiamo conto che da una parte c'è un vertibile ed è il 58-85, dall'altra con un 5 che voi sapete spesso io e Lio lo usiamo come abbinamento o nel momento in cui arriva come sentore di 90, quindi è una spia, e 32, 32 è una figura 5, 3 e 2 appunto porta al 5. Ottimo rapporto tra appunto i due elementi che compongono la doppia somma 90. Perché vi ho detto anche nell'appuntamento di oggi pomeriggio che Cagliari mi piace di più? Perché in realtà non c'è più il quadro, scusate, Cagliari, eccolo lì, ha anche l'88, gemello che noi sappiamo essere interessante nel rincorrere appena successo a Genova proprio il 90. Ho detto tutto. Che cosa c'è? L'ambo e il terno da unire anche in quaterna con il 90, e questo lo voglio dire chiaramente, è l'ultimo 90 del mese di luglio, quindi vi chiedo di fare attenzione, più il terno secco con il 9. Non parlo più perché il tempo è davvero tiranno. 895095, tasto 3, ricordo i costi, darete fissa all'intera chiamata al portale, 2 euro, 1 euro in più da tutti i cellulari. In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga, troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga, se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto, se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo, troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto, se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto, se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Casalotto, casalotto,
il caldo ci resti sotto, gli strappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, usta e beviti. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina. Quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina. Quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Bene, allora parliamo degli eterni magnifici anni 80 che infatti hai fatto vedere anche in redazione. Che abbiamo ampiamente vissuto. Prima. Sì, beh, meravigliosi. E praticamente adesso negli Stati Uniti, siccome sembra che sono in crisi, vabbè, tutto il mondo è un po' in crisi, i centri commerciali sono in grande crisi perché la classe media sta scomparendo purtroppo. Allora, o sei ricchissimo, quindi compri beni di lusso, o l'altra classe che sta diventando sempre più povera va negli dove fanno le cose scontatissime, no? Sì. E quindi, grazie ai cinesi comunque. Sì, no, anche. Scusate. E quindi se i centri commerciali, che la via di mezzo, questi qua non vendono più. Allora, come strategia di marketing vogliono prendere questa, i quarantenni, ecco, quelli che hanno vissuto gli anni 80, perché è stata la generazione quella un po' più spendacciona, che non ha vissuto appunto grande crisi, tanti problemi, anzi sono stati gli anni un po' del tutto esagerato, no? E quindi vedi che nei negozi c'è la musica di Madonna, Depeche Mode, Michael Jackson, cioè, ti vogliono prendere con
con i colori, con i giochi di una volta, Nintendo, Super Mario. Però sai che io non lo so di questa cosa, sulla la crisi ovviamente c'è, però gli anni 80 non sono gli anni 60 del boom del dopoguerra, dove insomma c'era tutto un altro modo di vivere. Gli anni 80 sono sicuramente stati più ricchi rispetto a quelli di oggi, quindi non sto mettendo in dubbio la crisi, però io vorrei aggiungere un fattore che credo sia più di buon gusto. Gli anni 80 sono stati gli anni della follia, avendoli vissuti ci ricordiamo tutti che non erano appannaggio dei ricchi, perché poi conciarsi in certi modi, seguire certi look, a parte se non eri il paninaro che dovevi avere i jeans, vabbè tu forse non eri in Italia, quindi sto dicendo delle cose. L'ho sentito dopo il paninari. Insomma c'era la Naiole Ari, dovevi comprare i jeans di Valentino, c'erano delle robe che costavano, però in realtà potevi seguire dei look anche strampalati se eri un po' matto e originale, con pochi soldi, quindi non era proprio la questione soldi. Io sono convinto invece che quello che manca oggi, ed è il problema della globalizzazione, quindi a livello mondiale, è il fatto che non c'è più nulla di originale. È tutto uguale. Io ricordo gli anni 80, se solo da Milano andavo al mare d'estate con i miei a Sperlonga, e siamo a cavallo tra Lazio e Campania, beh insomma tu milanese eri vestito in un modo completamente diverso dai napoletani e dai romani. Quindi addirittura la moda, se lì vogliamo rimanere, tra regioni era diversa. Cioè le Clark a Milano arrivavano a Roma dopo 3 anni e a Napoli dopo altri 2. Quindi c'era questa netta differenza. Non è che c'era prima uno o prima l'altro, ma era bello vedere le differenze. Se tu andavi nei negozi di Napoli, c'era della roba che a Milano non potevi trovare. O qualsiasi mini viaggio che tu facevi, insomma all'estero, c'era l'originalità del luogo. Oggi il mondo... Siamo tutti omologati. Guarda, non voglio fare nomi, però mi viene in mente una catena spagnola famosissima che è Zara, no? Sì. Ho capito, dove vai, vai, c'è, è uguale dappertutto, perché se sono a New York lo trovo lì quel pantalone, lo devo comprare lì, me lo comprerò quando torno al Carrefour appunto di Assago, insomma, cioè la trovi dappertutto e la roba è uguale ovunque. Questa roba è triste. Io ho avuto anche questa forte tristezza un po' di anni fa in India, mi aspettavo che fosse una terra diversa e ancora sicuramente diversa rispetto ad altre, ma la globalizzazione c'è anche lì, quindi poi c'è la stessa roba che trovi qua. È vero. E se tu vuoi comprarti una roba originale perché hai fatto un viaggio in India, non la trovi. Sì, sì, ma poi mi viene in mente anche Amazon, che adesso anch'io sono lì, che compro praticamente tutto su Amazon, e se qualcosa per caso non c'è, loro in un giorno, non due giorni massimo, te la fanno avere, quindi... E questo sai che credo, sicuramente la crisi, voglio dire, non ci abbiamo i soldini, ok, però poi c'è... A me manca la voglia di cercare, perché non c'è originalità, siamo tutti uguali. È vero. Quella roba lì mi pesa a me, sono convinto che invece incida molto. Quello che volevo dire, i grandi magazzini, i grandi supermercati, queste robe qua, se ci mettessero un pizzico di originalità in quel che vendono, non sarebbe male. Però no, scusa, io ti guardavo, dicevo, non è che siamo proprio tutti uguali, perché il nostro Marco è proprio originale. Ma io ci lavoro, perché il tuo ciuffo infatti, questa creatività... Lavoro, perché non voglio essere normale, la parola normale mi fa venire un urto di vomito. No, non è normale, omologato, se non vuoi essere appunto uguali preferisco tutti. Come ho sempre detto, e so di avere a volte anche un look, vabbè, magari con l'età un po' meno, però insomma di aver fatto ridere, ma preferisco strappare un sorriso che quando passi uno ti dice... Ma com'è conciato, che scarpe c'ha, che capelli c'ha, che passare inosservato. Visto, con quelle robe da cestoni lì che c'hanno tutti. No, mi viene l'ansia. Andiamo in redazione. Venite con me. Che belli gli anni Ottanta. Io intanto stavo guardando quell'affare qui, mi è venuto in mente che cos'è. Quello lì era, intanto se n'è andato perché l'ho toccato, che stupido, il lettore della cassetta del Commodore 64. Erano tutti lì i giochi, le robe, una porcheria, non andava mai. Dopo ne parliamo in studio, l'ho rivisto adesso, scusate, ho avuto un flash, torniamo a noi. Appunto perché domani sera c'è l'ultima estrazione del mese di luglio, in questo venerdì, occhio, io non ho tempo per parlare, posso dirvi, vogliamo usare bene insieme gli unici due centenari, 75 a Firenze e 53 della nazionale. Occhio perché il 53 ha ufficialmente sdoganato il decimo ciclo, è a quota 181, quindi è entrato nell'undicesima fase, è una fase importante, è quella in cui i centenari gravi tendono a cadere. 89, 22, 77, lambo da abbinare ai centenari e lambo vertibile dopo il 28-82 che avete vinto ieri sera al primo colpo, pronto per domani. Vi aspetto dopo il tasto 3, occhio a questo speciale centenari e non solo, perché quel lambo vertibile che trovate lo possiamo abbinare
abbinare, come vi viene detto nel servizio, ad un altro straordinario 90. Vi aspetto in Lotto Flash 89 22 77 dopo il tasto 3. Oh yeah. Muovi sempre l'anca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia. Da luglio ad agosto mai lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare Casa Lotto d'estate, il programma che tanto ti piace. Sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto, ma è lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV, per guardare Casa Lotto d'estate, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto mai lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare Casa Lotto d'estate, il programma che tanto ti piace. Butti la bilancia, da luglio ad agosto, ma è lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV, per guardare Casa Lotto d'estate, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
appassionati, gli amanti di questo il mitico grande Charlie Chaplin, attore, regista, veramente grandissimo, c'è il museo aperto, finalmente il museo dedicato a Charlie Chaplin. Ecco qua, è la sua villa in Svizzera, dove praticamente lui ha vissuto gli ultimi anni, e si sono messi d'accordo poi con due dei figli che vivono ancora lì, e hanno fatto tutti i lavori, quindi si potranno trovare un po' tutte le cose, locandine, vestiti, di tutto di più. Quindi chi vorrà andare appunto in Svizzera si potrà ammirare. Poi no, è bello già farsi un giretto, guarda che posto meraviglioso. Infatti, ma dove non l'abbiamo, non in Svizzera è vicino, aspetta, credo vicino Lausanne. Ah beh, quindi zona, insomma, beh, però non sì, è proprio non comodissimo, lei in mezzo. Molto bene, ci andremo sì, forse. Dai, sì. Speriamo invece che i parenti abbiano tenuto degli oggetti inediti, perché se sono solo foto, insomma, no, credo che anche ce n'è di roba su internet, non c'è bisogno di andare lì. Però noi adesso dobbiamo andare, perché ci sono alternative in redazione. Dai. Al costo di un caffè c'è proprio Lambo e il Terno dedicati alle vacanze. Nascono per quel motivo lì. Andiamo. Rieccoci, allora rimaniamo via agli anni 80, tanto ci rimangono nel cuore, e apriamo l'89, 22, 88, lui, Lotto Flash, costa un euro da rete fissa, poco più di un euro, sempre meno di due da tutti i cellulari, e contiene Lambo e il Terno di agosto, nonostante, scusate, domani noi viviamo l'ultima di luglio, ma è un'anticipazione. Con un altro 90. Vi chiedo di fare attenzione, perché qui parliamo proprio del Lambo e del Terno delle vacanze. Un euro di Lambo, se lo giochiamo e lo vinciamo, ne portiamo a casa 2,50, ci si va a cena. Un euro di Terno, se lo giochiamo e lo vinciamo, ci portiamo a casa 4.500 euro circa. Ci andiamo in vacanza, non vinciamo nulla, abbiamo rischiato 2 euro. Io ve li consiglio. Come sempre dico, vi aspetto dopo il tasto 3 al costo di un caffè, qui nell'89, 22, 88. Hot summer. Hot. Your skin is burning in the summer. Dobbiamo
vogliamo ringraziare e salutare naturalmente domani alle 2.30 un'altra puntata di Casalotto e poi domani sera all'estrazione, quindi in bocca al lupo, un bacio e grazie a te Marco. Grazie a te Clara, un ringraziamento ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto, buon proseguimento di serata e ci vediamo domani pomeriggio e sera, grazie ancora, ciao.